Gara 3 dell'Italian Formula 4 Championship dal circuito di Imola. Si parte con una pole position per Federico Malvestiti, si parte con i tempi determinati dalle seconde migliori qualifiche ed è proprio Federico Malvestiti a mantenere subito il comando delle operazioni, mentre alle sue spalle si piazza Enzo Fittipaldi. In terza posizione nelle prime fasi c'è Leonardo Lorandi, che poi invece commette una sbavatura e si ritroverà in quarta piazza. Questo invece è un momento in cui c'è l'uscita, tra l'altro, oltre che di Diego Bertonelli, di Anna Al-Kubaisi, che poi sarà costretta a un passaggio in lane per una foratura. Ma ci sarà poi questo momento di terminare la prima safety car, il contatto tra Rodriguez, tra Latalo e Morozov, con le due vetture che rimangono in pista e quindi vengono rimosse con il trattore. Si rientra dopo la safety car, ma c'è subito un altro contatto che determinerà un'altra safety car. Vedete, l'azione è incandescente. Qui abbiamo la vettura di Famularo che rientra in pista, rientra in pit lane danneggiata, e questo invece è l'episodio che darà vita alla seconda safety car. Rodriguez e Cohen, con Cohen che rimane a bordo pista, quindi nuova safety car alla ripartenza. Di nuovo l'attacco di Fittipaldi nei confronti di Malvestiti, che però è bravo a resistere, andrà a chiudere conquistando la sua prima vittoria stagionale davanti a Fittipaldi, mentre ci sono episodi fin nelle ultimissime fasi. Questo è Oliver Rasmussen che va in ghiaia, Malvestiti è bravo a mantenere la testa della gara e vince in volata davanti a Fittipaldi e Tacek, che è il primo dei rookie, con la quarta posizione del capoclassifica Leonardo Lorandi, e Sosì a completare la top 5.